È un vero piacere essere qui oggi a fianco di Hainan Airlines, a fianco dei nostri colleghi dell'aeroporto di Shenzhen, a fianco di Mr. Li Bin, ministro consigliere dell'ambasciata della Repubblica Popolare Cinese, per inaugurare questo nuovo collegamento tra la città di Roma e la città di Shenzhen. Che entro la fine di giugno contiamo di collegare ben 12 città nella Greater China. Un mercato che, come dicevo, dopo aver raggiunto la soglia record di 760.000 passeggeri nel 2018, continua a crescere a tassi del 10% nei primi 5 mesi del 2019. E grazie a queste performance contiamo di raggiungere e forse superare la soglia dei 900.000 passeggeri trasportati tra Roma e la Greater China entro l'anno in corso. ADR infatti è stata il primo e forse l'aeroporto che più di altri ha messo a fuoco l'importanza di offrire servizi dedicati ai passeggeri e compagnie aeree cinesi. Siamo stati dai primi aeroporti al mondo ad ottenere la certificazione Welcome Chinese Airport, che quest'anno ci è stata confermata con il livello di Platinum grazie all'offerta di una serie di servizi dedicati per il passeggero cinese, come ad esempio l'acqua gratis che offriamo in tutti i punti ristoro per i bar, le insegne per le indicazioni in lingua cinese, così come il sito web e la nuova app aeroportuale. Non ultimo, mi piace ricordare che nei nostri punti vendita, nell'offerta commerciale, consentiamo ai passeggeri cinesi di poter pagare con tutti i metodi di pagamento familiari presso il loro paese, quindi cito Alipay, WeChat Pay e certamente le carte di credito UnionPay.